subito una maglietta con questa frase. La musica vabbè quello che ha detto lui. Music is enough for a lifetime, but a lifetime is not enough for music. Abbiamo sentito il trailer di con le musiche di John Williams, probabilmente l'unica cosa brutta di questo documentario. La... Eh, ho è ho capito titolo. come lo traducevi. Musica il... di John Williams, perché l'originale il... è Music by John Williams. Teoricamente potrebbe. Beh, perché fa ovviamente fa riferimento ai titoli di coda uh, dei film, eh, o di, sì, insomma, eh, credo che fosse uno de degli unici modi, oppure lo lasciamo in inglese. E, um, stiamo parlando del documentario uh, di uh, Laurent Bousseau, credo, uh, che è un documentarista francese. Uh, Incredibilmente simile a Stalli Tucci, non capisco perché, no, vabbè. però vabbè. Eh, che racconta proprio eh, la, vi la vita, il lavoro di Joe Williams. Sì, il film, anzi, il film, il documentario andrà su Disney Plus dal primo novembre. Ve lo possiamo raccontare e recensire in anteprima, eh, salutando anche tutto Disney Plus che ha avuto una settimana difficile. Eh, causa Ma che mi frega Disney Plus e chissà, però eh, vorrei però. Vabbè. Pure lì, se volete saperne di più, sappiate che c'è un riferimento alla serie che eh, adesso ha il nome di Qui Non è Hollywood. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa su questa trasmissione, avendola pure lì vista in anteprima tutta. Dopo il flex iniziale, il trailer era semplicemente eh, un modo rapido per farvi sentire cosa è John Williams. Perché John Williams. E eh, vive del suo lavoro, sostanzialmente. Sì, certo. no, leggevo con grande divertimento che eh, su Wikipedia esiste una sezione a parte per premi e riconoscimenti di Joe Williams, e <ride> sì. ovviamente sono talmente tanti che è eh, pressoché imbarazzante. Credo che sia stato candidato agli Oscar. Tipo tutti gli anni della sua vita, quasi. Non tutti gli anni della sua Ma vita, quasi. perché la sua vita nasce, eh, inizia l'8 febbraio del 1932 Vabbè. e, come appunto eh, racconta il documentario, eh, con le musiche di John Williams, che. Eh, mh, Probabilmente qualcuno ha visto Ennio prima di fare questo... Ah, è una cosa, se no, non lo so, magari. E vi consigliamo anche di andare a vedere Ennio, il documentario post mortem però di, eh, su Ennio Morricone. John Williams è il compositore di fonte IMDB 321 composizioni in tutta la sua lunga carriera, ma ancora non terminata. 5 premi Oscar assegnati. Più X candidature. Pure allora. nel documentario usano una, uno stratagemma come quello che ho fatto io, cioè un montaggio veloce di tutti gli le, i ringraziamenti delle, eh, di Williams avendo un Oscar sempre diverso in mano. Perché appunto la, eh, la sua vita, eh, le sue composizioni, la, il suo lavoro è molto 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 molto, la molto vario, largo e e appunto, una delle tante cose che potreste scoprire in questo documentario è la risposta alla domanda che vi facevamo prima, che a questo punto rigiro anche a coloro che stanno vedendo questo questo, questa recensione su, uh, su YouTube, qual è il legame diretto tra Itoto e John Williams. Lasciamo quei 30 secondi per permettere a Cipollino42 di andare nei commenti e scrivere, ma come non lo sapete che... Risposta, no, sbagliata. non lo sapevamo. Non lo sapevamo, non lo sapevamo. Il documentario è molto, molto fluido, molto divertente, eh. molto ritmato. Diciamo che questo grande divertimento è anche legato al fatto che obiettivamente, John Williams ha. Um, come si dice, ha uh, sound? Un co posto? Come si dice? No, um, quando se senti la colonna. Um, Ah, Vai. Vabbè. La indovino con due. Dimmi, dimmi. Sonorizzato, ha sì. sonorizzato tutte le nostre vite e le nostre infanzie e le nostre, credo, adolescenze, almeno di chi è nato eh, tra gli anni, diciamo gli anni '70 e gli anni '90, più o meno. Mm -hmm. eh, perché eh, insomma è, è bellissimo non solo avere a che fare con quest'uomo che io ogni volta penso che sia un grande orsottone simpatico, poi magari conoscendolo è il demonio, non lo so, però mi sembra molto carino. E, cioè, è una persona, in effetti lo dicono, più, più di un musicista lo dice, è anche vero che in un documentario non è che puoi dire ci ho lavorato male, però insomma in linea di massima... quello che certo molti Certo, come musicisti, tratta i musicisti? Molti, in realtà molti orchestrali dicono effettivamente che lavorare con lui... Eh, è una, eh, grande, una grande presa bene, come si direbbe in gergo, cioè un momento di grande gioia. Eh, lui è uno molto sorridente, uno che eh, effettivamente vive per la musica, vive per fare musica, vive per comporre, vive per ehm, eh, condurre l'orchestra. Cioè, è proprio una cosa che gli piace, gli piace tantissimo. Gli piace tantissimo meno di Se andare la al cinema. Infatti, sì, il discorso cin eh, cinematograficamente parlando lui è poco propenso. Al, appunto alla fruizione cinematografica lui ama proprio l'orchestra anzi c'è tutta una parte finale del documentario dove in, in maniera neanche troppo velata si scaglia contro l'elettronica la composizione okay. elettronica non viene mai citato um, Hans Zimmer ma lo cito io perché effettivamente <ride> il, il concorrente al, al trono tra virgolette è, è lui ma appunto c'è anche una avversione verso proprio il eh, il suono digitale, cioè il suono non eh, suonato da persone, ma anche per il fare musica a mano, lui ci tiene moltissimo a far sapere a far sapere anche nel documentario. Che quindi scrive scrive sui arroni, matita, <ride> matita e eh, carta. Il documentario, appunto, è eh, molto classico, molto canonico, ha eh, sia repertorio e questa parte di repertorio brilla del repertorio del personaggio principale, ma anche brilla del fatto che è, è Disney a produrlo. Quindi molto spesso. Anche il, il proprietario dei diritti è lo stesso della, che, del, di colui che ti porta questo documentario. Questo è un, un aspetto tecnico, ma che spesso viene, eh, viene trascurato anche banalmente nella compilazione di mm -hmm. un uh, testo e di argomento. Completo, ma basti pensare che John Williams è l'autore anche della eh, colonna sonora e dei temi di Harry Potter, Harry Potter è della casa produttrice concorrente al. Però Cosina, cioè. meno meno meno, cioè meno delle più, altre cose. si parla più di mamma ho perso l'aereo eh, necessariamente di... Però, eh, ci sta. diciamo che eh, una cosa che emerge eh, attraverso le voci di tante persone che lavorano con, eh, con John Williams hanno lavorato con John Williams in particolare molto tempo viene dedicato al sodalizio con Steven Spielberg viene proprio fatto anche un parallelo perché di... eh, credo che sia dai produttori se ho capito bene sì, o comunque sì, insomma sì, sì. a che fare comunque vabbè in generale il loro è proprio un sodalizio eh, quasi di famiglia no mi, mi pare di aver capito che ormai le famiglie sono compenetrate ehm, e ehm, è molto bello ascoltare le testimonianze delle persone che per la prima volta sentivano i temi suonati dal pianoforte. Pare che John Williams sia un pianista meraviglioso come eccelso. no e lui il pianoforte e, um, di, della tema di Peter Gunn quello esatto e praticamente ascoltare questi, questi primi queste prime note una volta insomma create eh, sembra che sia stata una grandissima emozione c'è la moglie di Spielberg che racconta che quando ha sentito per la prima volta il tema di Schindler's List alla quarta nota ha pianto in realtà lo racconta Steven Spielberg dice alla quinta nota lei ha pianto tutto alla nona stavamo piangendo in tre come dei disperati e molto 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 interessante, e, appunto un documentario classico, eh, però è sicuramente mm, coinvolgente perché non, non credo che ci sia nessuno o quasi nessuno al mondo che non abbia ascoltato almeno una di queste colonne sonore. Io potrei tranquillamente girare a voi il, la domanda chiedendovi qual è la composizione. Qual è la vostra preferita? Io per esempio paradossalmente vado fuori di testa per Jurassic Park cioè io proprio una cosa quella parte che tra l'altro c'era anche alla fine del trailer mm -hmm. di Jurassic Park a me mi, veramente mi fa salire la pelle alta a 20 centimetri invece io sono molto 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 legato al tema dedicato a Superman che è precedente a Jurassic sì. Park tra l'altro per Jurassic Park è stato interessante vedere eh, affrontato in questo documentario la vicinanza anzi l'uscita proprio quasi contemporanea sono usciti lo stesso anno Jurassic Park e Schindler's List due approcci alla musica differenti, anche due. Eh, due film diametralmente Beh. opposti ma soprattutto lo stesso che eh, hanno il 93 per Steven eh, Spielberg e eh? anche per John Williams che eh, certo. eh, scoprirete come lavora in che modo, in che momento della composizione e anche della, eh, della produzione del film arriva con la sua musica eh, se come faceva Sergio Leone la sua musica era sul set oppure eh, no perché come fa preferisce invece Oliver Stone preferisce eh, Consegnare delle, delle informazioni al compositore e poi si fa tutto al montaggio. Molto interessante, anche per i meno impallinati come me. Di... Eh, di cinema e di musica e di musica da, da, da film. Il, uh, la classicità di questo documentario permette sì, di avere questi, eh, queste chicche, cioè il fatto, il John Williams che ti dice appunto la sua avversione verso la tecnologia, più che la te tecnologia, il fare musica con, senza la senza mano. Senza gli strumenti, di, cioè, senza gli esseri umani. Ma cioè. anche si intuisce il, la, la sua perizia nel riconoscere e sapere dove sono e cosa stanno facendo i singoli strumenti dell'orchestra. E da dove arriva? Certo, tra l'altro noto che il documentarista, il regista di questo documentario nel 2017 aveva già affrontato l'argomento con Steven Spielberg e John Williams, The Adventure Continues. Esatto. Quindi, insomma, aveva già roba messa da parte, mettiamola così. Tra i due c'è veramente uno, una parte pingue del documentario, si, si parla proprio, si fa anche un parallelo con i Beatles, perché fanno veramente squadra. Steven Spielberg e John Williams hanno lavorato eh, praticamente da sempre, da sempre per eh, Spielberg, perché è più piccolo rispetto a lui, ehm, sono, vengono accomunati come vengono paragonati a una band e stride un pochino il, il fattore, appunto tra i fattori ospite, la presenza di Chris Martin che sì, rappresenta la quota. No, forse l'abbiamo capito perché lui eh, racconta che nei suoi concerti loro entrano, la band entra eh, passando a, in mezzo al pubblico con la, il diciamo, tema, il di, tema ET. di ET. Punto. È, non so se questo è il motivo. Forse era facile trovare Chris Martin. In quel momento lì. avranno chiamato un po' di no, io ho da fare. Eh, vabbè, Chris Martin c'ha niente da fare, chiamiamo lui. Non è molto, so. molto, molto, molto utile anche per vedere, per avere contezza del, del lavoro di lavoro appunto, mastodontico di questo autore. Però appunto mh, assaporando il sapore del, dell'utilità. Post mortem di questo prodotto è un pochetto, sì, un po' sta di, di però, coccodrillo. È John Williams, alieni che c'ha, come diceva Corinna eh, 92 uh, anni. credo che abbia il, il documentario. È veramente molto, molto scorrevole sì. molto divertente. Tra l'altro, lo possono vedere grandi, piccini, senza, eh, senza problemi. Vedetelo con la musica alta eh, sì. dal, dai diffusori. Qual è il nesso, però, appunto, tornando al al discorso di prima alla domanda quali so, quanti gradi di, di separazione ci sono fra i Toto e John Williams uno, uno uno solo perché il cantante di Toto è Joseph Stanley Williams ovvero il figlio di John Williams uno dei tre figli di John Williams l'hanno detto durante questo documentario e io e Giovanni siamo caduti dalla ci serie. siamo guardati sconvolti vabbè forse qualcuno di voi lo sapeva noi no tra l'altro è identico Joseph è vero, e John Williams somigliano. perché appunto sono padre e figlio il eh, music by John Williams o oh, in traduzione con le musiche di John Williams è eh, su Disney Plus dal 1 nove novembre forse la, sulla, su quella piattaforma lo trovate e lo troverete perché è una produzione loro meno male che hanno scelto il 2 novembre era peggio ancora eh beh. <ride> no, ripensando però mi sa che quella è solo una cosa italiana chissà non so, forse no black humor dobbiamo no? mettere l'hashtag il, il, so. intanto non potendo scegliere, e anche eh, facendo scegliere John Williams stesso, che ci ha chiamato e ci ha detto mettete questo brano certo. perché è quello che a me più ricorda. Un geniale, <ride> vi proponiamo Over the Moon, di quale brano? Di quale film? 351 52 101 Vediamo chi lo riconosce per primo. Per il Toto non ha indovinato nessuno, quindi via!